Vedete, la saldezza non è fatto magari niente di male, in realtà. Dicendo questo tu hai torto, perché Dio è più grande, ma dicendo questo, che Dio prova l'uomo anche attraverso il dolore, gli sta dicendo che anche se non hai fatto niente di male, Dio ti sta mettendo alla prova per vedere la saldezza della tua fede. E quindi dà in un certo modo un qualche spiraglio alla situazione. E potremmo dire, sì, va bene, potrebbe trovare degli altri sistemi, proprio questo, così anche avvilente, perché lui è stato abbandonato da tutti e da tutti, è stato marginato dalla società e poi rifiutato anche dalla moglie. Quindi gli è venuta addosso questa malattia che lo rendeva impuro, quindi era una situazione davvero drammatica. Eppure questo amico dice, magari questo è uno dei modi con cui il dolore, la sofferenza è uno dei modi con cui Dio parla all'uomo. E poi rincara la dose. Dice, uomini, dicendo ascoltatemi, lungi da Dio commettere impietà e dall'Onnipotente commettere iniquità. Poiché egli retribuisce l'uomo secondo le sue opere e rimerita ciascuno secondo la sua condotta. E qui sembra dire, se ti comporti bene, Dio è benevolo con te, se ti comporti male, Dio ti punisce. E si torna al vecchio schema di prima. In verità Dio non commette ingiustizia. E qua comincia a dire una cosa che può essere importante. Chi gli ha dato il governo della terra? Chi ha affidato le sue cure l'universo? E comincia a dire, guarda che Dio è così grande rispetto a te che non puoi permetterti di chiamarlo in causa e sta mettendo, diciamo, le basi per quello che poi sarà davvero l'intervento di Dio, perché alla fine Dio interviene. Alla fine Giobbe ha avuto soddisfazione. Conciuto come è stato, ha avuto soddisfazione, perché alla fine, nel turbine, nella tempesta, Dio interviene e risponde a Giobbe. In realtà non risponde e curiosamente fa quello che noi diciamo ai bambini di non fare. Non si risponde ad una domanda con un'altra domanda. Dio investe Giobbe con una valanga di domande retoriche, cioè di domande che hanno già in sé la loro risposta. Perché? Ne leggo solo alcuni. Allora il Signore rispose a Giobbe in mezzo alla tempesta e disse: dov'eri tu quando io creavo il cielo e la terra? Visto che sei così sapiente, dimmelo, no? Lo prendi anche in giro, tra l'altro. Dov'eri tu quando io creavo il cielo e la terra? Chi ha fissato le sue dimensioni? Che tu sappia. Su che cosa stanno fissi i suoi cardini? Chi richiuse con porte il mare? Sostanzialmente, sintetizzando tutto, chi è l'autore di tutto questo? Chi ha creato il mondo? Chi ha fatto tutto? E dov'eri tu quando io ho fatto questo? Cosa c'è dentro questa serie di domande retoriche? Dio non risponde a Giobbe, gli fa capire quanto distante è l'uomo da Dio, non perché l'ha abbandonato, quanto immensa è la distanza, infinita la distanza tra Dio e l'uomo. Già in quanto amico aveva cominciato a farglielo intendere, quando dicendo Dio è così grande che noi non lo comprendiamo, non possiamo raggiungerlo, immenso in forza e rettitudine, grande in giustizia. Cioè anche l'amico aveva cominciato a dirgli, guarda che Dio è così grande che non puoi permetterti di. È stato un tantino arrogante o presuntuoso fare questo. E quando Dio interviene, ribadisce questo concetto.
tra Dio e uomo c'è una distanza infinita che non può essere colmata in termini umani. Però almeno Giobbe ha avuto la soddisfazione di far intervenire Dio. Alla fine ci è riuscito. Dio è intervenuto, ma non gli ha risposto, non gli ha risolto il problema. Non gli ha detto: guarda, tu sei in questa condizione per questo e questo motivo. Gli ha semplicemente fatto capire che tra lui e l'uomo c'è una distanza infinita. E fa una serie di affermazioni sotto forma di domande retoriche per fargli capire che tutto dipende da lui. Gli animali, le piante, la vita, la morte, il mondo, tutto, il bello, il brutto, il buon tempo, il cattivo tempo, tutto dipende da lui. E di fronte a questo Giobbe dice: ecco, meschino io sono, che cosa potrei replicare? Mi pongo la mano sulla bocca, una volta ho parlato, ma non ricomincerò, due volte, ma non continuerò. E comincia a rendersi conto che di fronte a questo non può più dire nulla. E Dio va avanti, fa un secondo intervento per ribadire questa sua posizione. E quindi alla fine Giobbe risponde a Dio: riconosco che tutto puoi, né impossibile è a te alcun progetto. Chi può denigrare il tuo consiglio con la sua ignoranza? Così ho parlato senza discernimento di cose troppo mirabili per me, senza che io le capissi. Per udito, per sentito dire, avevo saputo di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò io mi ritratto, faccio penitenza, incolpo, eccetera. Giobbe si confette, si rende conto di aver oltrepassato il limite, fa un atto, possiamo dire, di umiltà, ma non ha ricevuto la risposta che lui si aspettava. Dio non ha risposto a Giobbe. Gli ha solo fatto capire che lui può tutto e Giobbe può solo riconoscere questa infinita superiorità di Dio, chiedere scusa, pentirsi, in polvere e cenere, e chiudere così la vicenda. E la vicenda si conclude anche con un lieto fine, se vogliamo, perché Giobbe viene reintegrato non solo di ciò che aveva prima, ma del doppio. Possedete 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi, 1.000 asini, ebbe pure 7 figli e 3 figlie, non si capisce bene se con la stessa moglie o con un'altra, perché non si sa se quell'altra sia rimasta lì o meno. Quindi torna ad avere ancora più di quanto aveva prima, e poi morì vecchio e sazio di giorni. Chi è Giobbe allora? Perché questo libro ci riguarda ancora da vicino? Perché parla di un tema, dicevamo prima, che ci tocca da vicino. Giobbe, dicevo, sono i bambini del tempo. Giobbe sono gli ebrei sterminati nei campi di sterminio. Giobbe è l'umanità che soffre senza colpa. Il dramma è questo, è proprio un dramma. È la sofferenza dell'innocente che crea scandalo. E Giobbe in questo senso è un libro scandaloso, una figura scandalosa, perché pone, diciamo così, una questione che è ancora adesso drammatica. La sofferenza dell'innocente, la sofferenza di chi non ha colpa, che
che senso ha? Il problema è che neanche Dio ha dato una risposta a Giobbe. Un filosofo contemporaneo che si chiama Salvatore Natoli, che si è interrogato anche su queste questioni, dice: il dolore innocente, ma in generale ogni dolore, risulta insensato proprio perché c'è un Dio che, se non lo crea, lo permette. Qualcuno ha detto: come si può credere ancora in Dio dopo Auschwitz? Come può Dio permettere una cosa di questo genere? Quest'assurdo, questa assurdità, viene riscattata soltanto attraverso il paradosso o il mistero, e cioè sperare oltre ogni disperazione. Questo dice questo filosofo, questo secondo me è il messaggio che viene fuori da questo libro. Sperare oltre ogni disperazione è il cuore della fede biblica. Se la si priva di questo, la si svuota e la vita viene privata di direzione e destino. Credere nonostante tutto. E la posizione di Giobbe è un totale abbandono fiducioso in Dio. Anche se non so spiegarmi, anche se Dio non mi ha dato risposta, io mi fido ciecamente di Lui, dei Suoi disegni, dei Suoi progetti, che noi non comprendiamo, perché noi vediamo le cose dal nostro punto di vista. Bisogna mettersi dal punto di vista di Dio per capire, ma questo non lo possiamo fare. E allora cosa ci rimane? O la disperazione, perché non sappiamo dare senso a queste sofferenze, o la totale dedizione, il totale abbandono in questo Dio così infinitamente lontano, nel quale riporre un senso che io non riesco a trovare, perché neanche Dio me l'ha dato, come abbiamo visto, non ha risposto, non ha detto le cose stanno così e così, no. Chi sei tu per permetterti di dire queste cose? Dove eri tu? Quindi gli ha fatto capire la nullità dell'uomo rispetto a Dio. Giobbe comprende, Giobbe è l'uomo di fede, e quindi si rimette completamente in Dio. La conclusione, qualcuno dice, probabilmente è stata aggiunta perché sembra quasi un po' assurda, cioè lui dice: a fede in Dio tu gli restituisci tutto, non avrebbe senso. Ecco, sulla composizione del libro ci sono questioni non del tutto chiare, ma non è quello che ci importa. Oltretutto, Dio se l'era presa con i suoi amici perché non gli avevano saputo dare una spiegazione, meglio, non gli avevano saputo dare il giusto peso alle sue richieste, mostrando a lui qual era la posizione di Dio. Gli erano rimasti in terra a terra. E dice: dovete pentirvi. E Giobbe, in un certo senso, che riscatta i suoi amici facendo sacrifici per loro, quindi intercede per loro, e quindi Dio gli restituisce poi il doppio di quello che aveva. Sembrerebbe un po' strano rispetto a quello che avevo detto prima. Chi sei tu? Dove eri tu? Non ha senso che io ti restituisca. Tu devi credere, punto. Questo è l'aspetto decisivo: credere nonostante tutto, credere contro ogni evidenza, si potrebbe dire. È un po' quello che nel 600 il filosofo francese Pascal chiama appunto la scommessa su Dio, perché può anche darsi che Dio non esista, ma può anche darsi che esista, e quindi scommettiamo che esista questo Dio, anche se possiamo ovviamente saperlo verificare. Qui si è fatto avanti e ha fatto capire a Giobbe quanto Dio è distante, quindi che la dimensione umana non può chiedere a Dio spiegazioni umane. Quello che avrebbe voluto fare Giobbe, quello che noi facciamo umanamente, noi abbiamo bisogno delle nostre ragioni. Ecco, qui sembra dire ragione non c'è, qui c'è lo spazio della fede, un credere nonostante tutto.
abbandonarsi completamente, fiduciosi in Dio. Non è sempre facile. Siamo nell'orizzonte biblico, ovviamente, è una figura biblica, ma è una figura che ha suscitato grande interesse anche nella cultura contemporanea. Giobbe è stato preso come punto di riferimento per romanzi. Qualcuno dice che in tutta l'opera, per esempio, di Kafka c'è sotto questo tema di fondo. E i campi di sterminio sono appunto uno degli elementi che ci interroga per far capire chi è Giobbe anche nella nostra contemporaneità. Cosa rimane alla fine di tutto questo? Rimane un bel, non dico problema, ma sicuramente un interrogativo. È una figura che ci pone di fronte a un tema drammatico che non è facilmente risolvibile. È vero che il cristianesimo attraverso il peccato originale dà tutta la colpa all'uomo, come dicevano gli amici, no? È l'uomo che è colpevole di tutto. Se il male è entrato in questo mondo è colpa dell'uomo attraverso il peccato originale. Va bene, ma questo, qua siamo in un orizzonte in cui questo non era ancora stato esplicitato. Qui non c'era ancora bene l'idea di un al di là. Con la morte finisce tutto chiuso. Quindi dovrà ancora svilupparsi questa idea che verrà più avanti. Chiaro che poi il Vangelo, il Nuovo Testamento va a completare il Vecchio Testamento. Questo è il Dio del Vecchio Testamento. Ma è di una modernità incredibile il tema che pone questo libro. Il tema della sofferenza dell'innocente, di chi non ha colpa, dell'agnello che viene sacrificato. E questo è il problema, dell'uomo che soffre senza aver commesso nessuna colpa. Alla fine il tema centrale del libro di Giobbe non è tanto il problema del dolore, ma il problema della giustizia di Dio. Se ci pensiamo bene, non è la sofferenza, non è tanto nemmeno la pazienza di Giobbe. Quello che viene messo al centro del libro di Giobbe è il tema della giustizia di Dio. Se esiste un Dio giusto, se permette questo, se permette che i cattivi trionfino, lo vediamo anche, no? Chi truffa, chi inganna, ha una vita tranquilla, piena anche di denaro, e chi si comporta bene spesso subisce le avversità della sorte. E allora dov'è la giustizia di Dio? Questo che si chiede Giobbe alla fine. Lui non è, non ce l'ha, tra virgolette, non ce l'ha con Dio perché lo fa soffrire. Non è questo, non vuole essere liberato dal dolore. Giobbe vuole dimostrare che lui è innocente, vuole giustizia. Non è il dolore il punto centrale, non è la pazienza, è proprio il problema della giustizia di Dio, che rimane un problema nel senso che Dio annulla le richieste di Giobbe e con lui di tutta l'umanità, dimostrando l'infinita superiorità. Ci vorrà il Nuovo Testamento perché Dio si faccia vicino all'uomo in Cristo, e allora si pone la questione in un altro modo. Ma lo stesso Gesù, dicevamo, è dentro a questo tema. Allontana da me questo calice, ma si è fatta la tua volontà. Alla fine il regista è lui, e noi non possiamo metterci al suo livello. Lo scandalo di Giobbe è proprio questo: pensare che Dio possa essere ingiusto se permette all'empio di prosperare e al giusto di soffrire. Non so se avete mai incontrato la figura di Giobbe. Che impressione vi ha fatto? Che cosa
di suggerisce. È un Dio tremendo questo, ho messo così. Io posso dire la mia, certo. È un po' fuori. Ma secondo me all'inizio Dio e Satana se lo sono giocato sto giove. Sì, se lo sono giocato come una scommessa, no? E in realtà Dio sapeva già che Satana avrebbe perso. Ma glielo ha dimostrato. Sembra quasi un gioco crudele, sembra un gioco crudele. E in realtà, come diceva uno degli, il quarto amico, il dolore può essere uno dei modi con cui Dio mette alla prova la saldezza della fede. Sembra quasi un gioco, in realtà non è un gioco. E il ruolo di Satana è sempre quello, del resto, non è quello che insinua, è il dubbio. E Dio gli permette di fare questo per dimostrare che non basta che se vuoi. Io ti dico che Giobbe non verrà scalfito, ma se vuoi, però, se vuoi avere la certezza che le cose sono così, prova, basta che non me lo ammazzi, perché questo non te lo concedo. È una posizione dura, se vogliamo, se lo giocano, come ha detto lei. Però in questo, come dire, c'è il problema, che dicevamo prima, è il fatto che se sono tutto questo, dove sta la giustizia di Dio, al di là del gioco a cui si sono prestati Dio e Satana, c'è quest'uomo che incarna l'umanità, non è soltanto Giobbe, è l'umanità che soffre, in Giobbe soffre tutta l'umanità in vari modi, tutta l'umanità che chiede senso al proprio dolore, alla propria sofferenza. Quindi al di là del gioco, il tema centrale poi è questo: chi è questo Dio? Oppure è giusto questo Dio che permette queste, che accadano queste cose, come diceva appunto il filosofo, che permette, se anche non è lui a creare le sofferenze di Giobbe, perché non è Dio che lo riduce così, ma permette che accada, permette i campi di sterminio, permette le guerre, permette che i bambini muoiono. Allora, un Dio che permette questo, che Dio è? Ecco, il tema del libro è questo: dov'è la giustizia di Dio alla fine? Quindi la riflessione sulla sofferenza viene spostata sul discorso della giustizia di Dio. E alla fine che cos'è che viene fuori, dicevamo prima? È abbandonarsi totalmente in questo Dio da cui tutto dipende. Quindi anche il senso del nostro soffrire. Questo nell'orizzonte biblico, ovviamente. E uno che non crede in Dio, allora, è chiaro, ci si pone su un altro piano, non ci si pone più queste domande. Lo diceva bene il filosofo. Queste domande hanno senso soltanto se si presuppone che ci sia un Dio che permette questo. Se non si crede in Dio non ci si pone neanche questo problema. Questo problema si pone nel momento in cui si ritiene che c'è un Dio che ha fatto tutto questo e che permette questo. Che senso ha? Ecco il grosso tema che sta dietro al libro di Giobbe, ma se vogliamo dietro alla vita di ciascuno di noi. Prego. Volevo dire, c'è una spiegazione a modo mio. Se si guarda la vita di Gesù, della Madonna e del San Giuseppe, effettivamente da quando la inizia a sempre, che ha avuto tutte le sofferenze dell'uomo, la Madonna non aveva peccato, però ha avuto tutta la sofferenza di una, che sta emigrante, ha avuto tutte le difficoltà come qualsiasi persona al mondo. Sì. Gesù stesso e San Giuseppe, non è stata semplice per San Giuseppe, specie allora. Intendo forse la spiegazione lì, una spiegazione ad esempio che, come la dice lui, alla fine se devi accettarla o te l'accetti fin fondo, allora te vivi, o non te l'accetti, allora te muori prima di morire. Sì, cioè l'alternativa è la disperazione perché non sappiamo dare un senso a quello che ci accade, oppure abbandonarsi fiduciosi a questo Dio anche se non riusciamo a comprendere. Lo dicevo un secondo, non riusciamo a comprenderlo, è troppo grande Dio è per noi, non possiamo comprenderlo. E allora cosa ci rimane? È credere nonostante tutto.
in un certo senso contro anche l'evidenza, se vogliamo, perché appunto prego. Una grande fede, sì, è una fede, possiamo dire, assoluta. Non esiste, è un credere, punto e basta. Ecco perché fa un po' sorridere il finale. Non è che adesso, siccome Giobbe ha detto sì, ho sbagliato perché ho preteso di chiedere cose che non, e quindi mi torna tutto. Non è che Dio adesso gli dice, no, non è quello il punto. Ci si ferma prima, lasciamo stare il finale, ci fermiamo prima. Giobbe crede, nonostante tutto. È un credere, punto e basta. La fede aiuta. Non c'è un credere per, non un credere perché. Non è perché sto bene, credo, se sto male, non credo. Dio dà, Dio toglie, diceva all'inizio Giobbe. Si è santificato il nome di Dio, quindi è un credere nonostante tutto. Quindi possiamo dire una fede assoluta, totale, un abbandonarsi totale a Dio. L'alternativa è la disperazione, perché, ripeto, il nostro problema è dare un senso alla sofferenza, alla vita e della morte. Alla fine ci giochiamo su questi temi, se vogliamo, partendo anche da questo. Che senso ha il nostro essere nel mondo? Se poi il nostro essere nel mondo è anche sofferenza, e magari sofferenza ingiustificata perché non ho fatto niente di male, pensiamo alla malattia, per esempio. Come giustifichiamo questo? Ecco che allora Giobbe alla fine dice tutto, riconosco, faccio penitenza e mi affido completamente. Una fede che non chiede nessun perché, crede e basta. Ma ecco, Giobbe ha senso perché c'è Dio. Cioè Giobbe in un orizzonte senza Dio non avrebbe senso. Cioè Giobbe ha senso proprio perché c'è questo Dio a cui lui chiede spiegazione, perché tutto dipende da Dio. Se tutto dipende da Dio, allora perché questo a me, che tu stesso hai riconosciuto essere il più bravo, il più integro dei tuoi servi? Perché a me? Cosa ho fatto di male? Diciamo quotidianamente, se guardiamo il giornale, giusto? Prego? Che è l'uomo poi che fa quelle cose? Certo, ma Dio lo permette. E se sempre lì. Io permetto. E allora come la mettiamo? Ci vuole tanta fede. Ma capisci che è una fede assoluta, sì, totale, totale, senza limiti, senza giustificazioni. Però la persona umana? La persona umana la fa come Giobbe. Dice perché? Viva Dio! Ma posso dire, ma proprio viva Dio, perché questo? Cosa ho fatto di male? Dimostramelo, dimmelo. Ecco perché le parole umane non servono. Perché le parole umane dicono questo, i suoi amici dicono questo, hai fatto qualcosa di male? No, non ho fatto niente di male, sono innocente. E allora perché mi trovo in questa situazione? Voi non sapete spiegarmi? Me lo spieghi il creatore, cioè ciò da cui, colui da cui tutto dipende. Ecco perché lo chiamo in causa. Poi si rende conto.